E tanto voglia per tutti ragazzi, io sono Mr. Geo, bentornati sul TG dedicato ai videogiochi. Prima di iniziare non ci sarà niente dedicato al cinema al termine, cioè stasera non ci sarà niente perché mercoledì è già uscito un video che ho fatto riguardo il trailer di Avengers Infinity War, che è una roba incredibile. Ma proprio incredibile. Seconda avvertenza, questo TG seguitelo dall'inizio alla fine, perché questa settimana ci sono veramente un sacco di notizie interessanti. Quindi iniziamo subito con un rumor brevissimo. Pare, stando a quanto affermano alcuni rivenditori italiani tra l'altro, che Assassin's Creed Rogue avrà una rimasterizzazione in HD. Il gioco è uscito originariamente nel 2014 su PS3, Xbox 360 e PC. Stando appunto a questo rumor, Rogue in HD arriverebbe su Xbox One e PS4 nel marzo del prossimo anno, un'operazione simile a quanto già fatto con l'Ezio Collection e con Assassin's Creed Liberation HD. Per gli appassionati di One Piece e della realtà virtuale c'è una bella notizia, perché questa settimana è stato annunciato One Piece Grand Cruise, che sarà il primo gioco della serie One Piece, sempre sviluppato, prodotto anzi da Bandai Namco, che utilizzerà PlayStation VR. Sarà una esclusiva del visore di realtà virtuale di Sony. Qui vi lascio il video che è stato pubblicato. Come potete vedere potremo assistere ad alcuni scontri, dovremo difendere la nave dagli attacchi nemici e insomma per il momento sappiamo anche un pochino poco, però ecco, ci sarà un gioco di One Piece in realtà virtuale. Siete contenti? Fatemelo sapere. PlayStation Plus, come promesso la settimana scorsa quando vi ho parlato dei giochi di Microsoft, vi ho detto che questa settimana ci sarebbe stato l'annuncio del Plus, e infatti su PS4 il prossimo mese gli utenti avranno Darksiders 2, la versione rimasterizzata del gioco uscito 5 anni fa, e Kung Fu Panda Showdown of the Legendary Legends. E penso che questo vi interesserà molto poco. Darksiders 2 invece è un grandissimo gioco. Ancora disponibile come bonus per PlayStation VR Until Dawn Rush of Blood, poi Dimmi Chi Sei, che ormai sono 6 anni che è nel PlayStation Plus. Per PlayStation 3 avremo Xblade Lost Memories e Siberia Collection, che contiene i primi due Siberia, ottimo davvero questo, giocateli per chi non li ha giocati. E poi su PlayStation Vita Wanted Corp e Forma 8 stile Metroidvania, quest'ultimo anche su PlayStation 4, lo voglio assolutamente recuperare. I giochi saranno disponibili dal prossimo 6 dicembre, quindi in quella data non potrete più scaricare i titoli che ci sono adesso, quindi affrettatevi ad acquistarli. Ecco, si è tornato a parlare in settimana di Final Fantasy XV. Hajime Tabata, il director del gioco, ha discusso del futuro di questo capitolo. Questa settimana vi ho uscito anche la recensione, come dicono i giovani, di Comrades, che è l'espansione multiplayer, che non mi ha sicuramente fatto impazzire, anzi è un contenuto discreto, se vogliamo essere anche abbastanza buoni nei suoi confronti. Sono in attesa del DLC Ignis, che arriverà il 13 dicembre, però l'universo di Final Fantasy XV è destinato ad espandersi. Sono stati annunciati 3 nuovi DLC che usciranno tutti nel corso del 2018. Saranno probabilmente tutti dedicati a 3 personaggi, come Episode Gladius, Ignis e Prompto. Il primo di questi DLC si chiamerà Episode Ardyn e sarà dedicato al cancelliere di Niflheim e Villain della storia principale. Non ci sono notizie sui temi degli altri DLC, ma ci sono molte probabilità che uno di questi sarà dedicato a Luna, la ragazza, la promessa sposa di Noctis, anche perché Tabata appunto ha detto durante una live streaming che sa che il pubblico è molto affezionato a Luna e vuole saperne di più di questo personaggio. Ci sono stati questa settimana un botto di leak su Devil May Cry 5. Ve ne ho già parlato, o forse non ero io. Vabbè, comunque ve ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, perché si diceva che il gioco sarebbe stato annunciato alla PlayStation Experience insieme a Soul Calibur 6. Il leak che c'è stato questa settimana invece è molto più corposo, addirittura vengono rivelati i dettagli della storia, del gameplay. È un documento che è trapelato in rete, la fonte si dice certa di questo documento. A quanto pare la presentazione
sarebbe stata rinviata alle 3 2018. Il gioco potrebbe essere una esclusiva PlayStation 4 e sarebbe appunto un sequel di Devil May Cry 4, quindi il reboot DMC Devil May Cry del 2013 sarebbe completamente abbandonato. Il piano sarebbe quello di far uscire Devil May Cry 5 nell'anno fiscale 2019, che è compreso tra aprile 2018 e marzo 2019, quindi se verrà effettivamente presentato alle 3 potrebbe essere pubblicato a Natale del prossimo anno o al più tardi nella primavera del 2019. Ci saranno tanti ritorni dal cast originale, ci saranno protagonisti Dante e Nero, a quanto pare i personaggi giocabili potrebbero essere 3. Il villain principale sarà il Principe delle Tenebre, anche se non è detto che si tratti dello stesso personaggio che lo è già stato in precedenza, e secondo questo documento la storia sarà anche la conclusione della saga del figlio di Sparda, quindi forse una chiusura degli eventi della serie, che in effetti non c'è mai stata una chiusura con il quarto capitolo. Per quanto riguarda il gameplay, il mondo di gioco sarà più vasto, ma il documento afferma che non si tramuterà in un open world né in una struttura alla Dark Souls, non ci saranno quick time event, non ci sarà una barra della stamina. Viene specificato che il gioco non sarà un musou, però ci saranno aree con tantissimi nemici, molto più che nei precedenti giochi della serie. A quanto pare non ci sarà neanche il multiplayer. Scusatemi per questa accozzaglia di informazioni, ce ne sono davvero tantissime questo documento. Io in descrizione vi lascio la nostra notizia, ho tradotto le parti più importanti del documento che è trapelato. Sareste contenti di un Devil May Cry? Io penso di sì, perché se al lavoro c'è lo stesso team che ha sviluppato la tetralogia originale, il rischio di trovarci davanti un altro bel gioco è davvero alto. Allora, domenica vi ho fatto sobbalzare una notizia che è giunta dall'oltreoceano, e cioè che Raven Software, che è la software house, una delle software house che lavora per Activision su Call of Duty, sta sviluppando una Battle Royale, una modalità Battle Royale. Che cos'è la modalità Battle Royale? È praticamente PlayerUnknown's Battlegrounds, è praticamente Fortnite, la modalità Battle Royale di Fortnite. Lo so che Fortnite è un altro gioco, ma lasciamo perdere. A quanto pare anche Activision, visto il successo che sta avendo appunto questa modalità in un sacco di giochi, ha deciso di sfruttarla per il suo Call of Duty. La modalità esistono anche dei video a supporto appunto di queste non sono ipotesi, sono notizie certe, ve lo lascio nella news in descrizione, c'è un video appunto in cui viene fatta vedere questa Battle Royale. Però è una modalità che arriverà prossimamente su Call of Duty Online. Che cos'è Call of Duty Online? È il gioco esclusiva cinese di Call of Duty, perché in Cina non esistono i Call of Duty che abbiamo noi, non esiste Black Ops 3, non esiste Infinite Warfare, bla bla bla, esiste solo Call of Duty Online. Tra l'altro ve ne abbiamo già parlato anche noi, trovate un sacco di video sul nostro canale, abbiamo giocato alla modalità Cyborg Zombies di Call of Duty Online almeno un paio d'anni fa, se non anche qualcosa di più, e quindi su quel gioco ci sarà una Battle Royale. È lecito pensare ovviamente però che se avrà successo questa modalità, se risulterà essere riuscita, questa potrebbe essere inserita anche su World War 2. Fatemi sapere cosa ne pensate, sicuramente sarebbe una gradita aggiunta. Non iniziate a dire ma che schifo, rovinano Code, perché tanto non è che tolgono la modalità multiplayer per metterla a Battle Royale, resterà multiplayer, resterà zombie. Se metteranno la Battle Royale ci sarà una cosa in più, quindi non è che si va a rovinare un gioco, eh? Chiudiamo con il ritorno di Jack and Dexter. Non è purtroppo un ritorno con un capitolo inedito, ma dal 6 dicembre, cioè da martedì, con il consueto update del PlayStation Store, ci sarà il ritorno su PlayStation 4 di Jack 2, Jack 3 e Jack X Combat Racing. I giochi saranno acquistabili sia in bundle con tutti e quattro, anche separatamente. Se non avete mai avuto la possibilità di giocare a questi titoli, recuperateli assolutamente. Il primo era un platform, poi il gioco divenne qualcosa di molto di più, diventò una sorta di open world con ancora platform ma molto più action, addirittura delle fasi di sparatutto in terza persona, una roba incredibile. Fu l'evoluzione della serie Jack and Dexter, è qualcosa di veramente raro nel mondo dei videogiochi. Vabbè ragazzi, io vi saluto, ci vediamo domenica prossima.